bella gioia. Eccoci qua. Benissimo. Adesso ci metteremo a parlare fra noi, dimenticando sapere della gente. Il posto mio è questo? Sì. E quello di Toffetti? Qui c'è Mario. Io sto... No, Mario, stai. E dove stai? Tu metti lì. Io voglio sapere dove stai. Mi metto alla tua... Alla tua alla scusa. Tua, no, insomma... Di anni. Sì. E vabbè, che sarà. E di film e di esperienze. Vabbè, funziona? No. No, funziona, ecco, funziona, sì. Ah, vabbè, funziona. Allora, buonasera, io sono molto onorato di essere qui a presentare il cinema italiano, almeno come minimo il cinema italiano del dopoguerra. Credo che alla fine non manchi quasi nessuno, nel senso che per dell'immediato dopoguerra, no, ma anche un po' di prima, anche di prima della guerra, nel senso che non manca nessuno, nel senso che per esempio attraverso Mario Monicelli abbiamo qui addirittura Maciati, addirittura Genina, abbiamo addirittura Ermete Zacconi, attraverso... rivendica la proprietà anche di Genina. Scusa, c'è che amico, rivendica la proprietà di Genina, se la dividono in condominio, attraverso Rosi abbiamo... Abbiamo Giannini, abbiamo Zampa. Ma non ho mai lavorato. Però non avevi fatto il... Appunto, hai scritto il soggetto che poi è stato alla base di... Con Giannini è stato alla base di un IP di Zampa che... Processo alla città, perché vedi che c'è anche Zampa. E poi abbiamo Visconti, abbiamo, cioè attraverso Rosi, e oltre i suoi film, oltre ai film di Monicelli, ovviamente. Matarazzo abbiamo. Anche Matarazzo abbiamo. Matarazzo è di quel tempo lì, eh? Abbiamo anche Matarazzo. Sì, anche e poi abbiamo ovviamente tutto il restante cinema italiano, in più anche questi, come lei si è rivendicato, cioè vuol dire... Castellani, vuol dire Zampa, vuol dire Zavattini, Visconti, i vinti di Antonioni, e con tutto quello che stava attorno, cioè gli sceneggiatori, cioè Diego Fabbri, abbiamo gli attori, insomma abbiamo qui il cinema italiano. Devo dire, io mi occupo di cinema da un po' di anni, sono anche emozionato, cioè, ma avessero mai detto che una volta io avrei presentato in una tavola rotonda tutto il cinema italiano, e comunque Rosi, Suso Cecchi d'Amico e Monicelli, avrei risposto, mi sembra incredibile, è più facile che io faccia l'astronauta. E invece, sono arrivato. Allora io lascerei la parola a Mario e a Franco Rosi, che interroghino in qualche modo e facciano parlare Suso Cecchi d'Amico, a cui davvero dobbiamo, cioè, credo che l'arte italiana del Novecento, del dopoguerra, non è ciò sia stata, la quella è stata il cinema, e noi gliene dobbiamo una buona parte. Cominci tu? Sì, posso cominciare perché nel senso che mi interessa una cosa. Allora, siccome io ho sempre lavorato con Suso negli ultimi 40 anni, non lo so. Ultimi 40 anni, eccetera. E so come lavoravamo noi. Mi interessa sapere come lavoravate voi, tu sei in mezzo, e se il metodo di lavoro era lo stesso, e comunque tu come ti trovavi, ti dovevi cambiare qualche cosa, oppure è sempre lo stesso, non credo. Trovandoti nel mezzo adesso. Ma dici... come metodo di lavoro, sì. Sul mestiere? Sì, sul mestiere, sulla sceneggiatura. Come... Guarda... Quando vi trovavate la mattina... Come tu sai bene, tutte le cose sono, ogni cosa diversa dall'altra. Appunto. Quindi poi diventano simili semplicemente perché si sono aggregati. Per motivi che niente hanno a che fare con il mestiere, perché si diventa amici, si diventa
a quel punto non si parla più neanche del lavoro che si dovrebbe fare. Certo. Ma infatti noi non parlavamo mai, stavamo in giro per la Toscana o nella villa, alla fine poi per fare ben altre cose. Eh sì, anche la mattina si andava, si perdevano delle intere mattinate senza far niente. Senza far niente e poi salutandoci. Allora. Ma questo veniva anche con Franco, questo mi interessa. Senza far niente, quella è la caratteristica degli sceneggiatori. Si riuniscono, parlano. Però. Già. Ecco. Vedi, anche con me Suso parlava, però poi a un certo punto, dopo aver parlato un po', prendeva la macchina da scrivere, si sedeva inginocchiandosi, incrociando le gambe sul divano, metteva la macchina da scrivere sulle gambe e cominciava a La cosa mi gettava nel panico. Devo dire che le prime volte che ho lavorato con Suso, ma prima di lavorare con Suso per i tre film che abbiamo fatto insieme, anzi quattro perché abbiamo fatto anche il Kin, di cui ho fatto solo la direzione cinematografica però, perché la regia era di Gassman. Ecco. Ma io ho lavorato prima perché con Suso... c'è stata una conoscenza fatta prima attraverso Visconti, i tempi di Visconti, eccetera. Ma questo modo di Suso di a un certo punto passare dalla chiacchiera, la chiacchiera poi, mi ricordo quando Suso stava in via Cantore, prima di via Paesiello, la chiacchiera era condita da cose... che riguardavano le notizie della giornata, le cose. Io mi ricordo che arrivavo e dicevo oggi è bafogna. E il Suso dice, ma cos'è sto bafogna? Dico, è l'afa in napoletano. Per cui Suso da allora molte volte mi ha chiamato bafogna. E io quando telefono a Suso dico, sono bafogna. Non dico mai sono Franco, eccetera. Allora, questo scrivere... a macchina, che veniva dopo aver, che Suso rifletteva, perché Suso è uno che riflette moltissimo durante quelle chiacchiere che sembrano solamente delle chiacchiere, e per riflettere meglio, e la cosa mi stupiva moltissimo, devo dire, prendeva una chitarra, Ah, non lo sapevi? No. Allora io sono un privilegiato perché con te la chitarra non l'ha mai suonata. Dunque, allora, prendeva la chitarra, ma non è che facesse degli accordi sulla chitarra. Lei suonava Granata de Faglia, suonava un pezzo. Depositata la chitarra, se aveva bisogno ancora di riflettere, prendeva un telaio dove c'era un disegno che lei stava ricamando a Petit Point. Quello lo sai. E tutto quello le serviva per poter poi improvvisamente prendere la macchina da scrivere, mettersela in grembo e... La cosa mi gettava, devo dire la verità, anche... un po' nel panico, perché quando poi ricevevo il foglietto... Bene, ma scusa, lei ascoltava molto allora? No, e chi ascolta... parlava? Ma sai, tu sai benissimo che il modo di parlare degli sceneggiatori non è fatto per ascoltare o per farsi ascoltare, è fatto per perdere tempo, prendere tempo, no? Non è che ci si racconta delle cose... fondamentali, si cazzeggia, come si usa dire oggi, va bene? Oggi si dice si cazzeggia, va bene, allora non osavamo adoperare termini del genere. Ecco. E poi Suso ti presentava questo foglio. Allora, tu eri solo come suo... No, però un momento, i primi film, stati, sì. Bellissima per esempio, ecco, poi devo adesso dire una cosa, Bellissima. Io l'ho firmato come sceneggiatore.
Perché allora, come ha scritto Suso in quel bel libro che si chiama Cose di cinema e d'altro, con la Margherita, sua nipote, allora c'erano sceneggiature che erano firmate anche da 7-8 sceneggiatori, perché non ci si faceva caso, c'era gente. Ora, Suso, con grande generosità, e Luchino, devo dire che voleva che i suoi aiuti apprendessero il mestiere con me, poi lui proprio era esigentissimo, io dovevo apprendere il mestiere, la sceneggiatura, benissimo. Io avevo già lavorato, come ha ricordato lui, a scrivere dei soggetti, avevo scritto un soggetto con Giannini, poi avevo lavorato a una sceneggiatura con Giannini, eccetera. E a un certo punto questo modo di spingere di Visconti verso la sceneggiatura, e io ho apprezzato poi la generosità di Suso, perché la verità è che la sceneggiatura era di Suso, io ero un apprendista, mi sono limitato, sì, ogni tanto Suso mi dava pure qualche cosetta da scrivere e io la scrivevo, non so poi che fine facessero quelle cose, però ma era comunque, ci tengo a dire che è stato un apprendistato privilegiatissimo, come poi anche l'ho fatto con Sergio Amidei. E per la bellissima lavoravamo di solito io e Suso, perché con Luchino poi c'erano delle riunioni ogni tanto. Anzi, voglio raccontare una cosa che non credo si sappia. Zavattini aveva scritto non solo il soggetto, ma poi, insomma, Zavattini era l'autore del soggetto. Noi facemmo questa sceneggiatura e Suso la fece dare a Zavattini. Zavattini ce la restituì intatta. Intatta, solo c'era una virgola messa a penna. Te lo ricordi, Suso? Una virgola messa per una cosa meravigliosa, proprio, fa parte di Zavattini, era stupendo. E poi invece... Ma oggi è anche sua, quindi, però. No, la sceneggiatura non è anche di Zavattini. Non è firmata da Zavattini? No, la sceneggiatura è firmata da Suso, da me e da Luchino. Ah, okay. Il soggetto è di Zavattini. Invece stavo poi... No, era l'intervento del maestro. No, invece poi quando abbiamo cominciato a lavorare per i soggetti e le cose che poi i tre film che abbiamo fatto insieme, che riguardavano me, e io poi pretendo di essere uno sceneggiatore, ho sempre fatto lo sceneggiatore, ho sempre lavorato alle sceneggiature, alla idea iniziale dei miei film, per cui... ma per esempio il film che abbiamo fatto a Napoli, La sfida, che è il tuo primo film, che è il mio primo film con Provenzale eccetera, e allora questa sfida era, noi inizialmente l'avevamo ambientata in Sicilia, poi Gualino, la Lux Film, lesse, gli piacque, però disse: ma in Sicilia preferirei che non si facesse in Sicilia. Affari suoi. Allora a me mi venne subito l'idea, immediatamente, di trasferirla a Napoli, tanto più che c'era stato il fatto di cronaca di Pupetta Maresca, che è servito come riferimento, non è che... E allora mi ricordo che le prime volte che ci siamo visti e che il Suso per pu, scriveva, eccetera, io a un certo punto sono andato a Napoli, andavo spesso a Napoli allora perché avevo lasciato la famiglia da poco, quindi il sabato e la domenica scappavo a Napoli. E allora mi immersi in questi mercati generali, in questo mondo intorno alla ferrovia, la Camorra, perché il film era il primo film che è stato fatto contro la Camorra, e anzi, devo dire che poi lo chiamarono
il film ebbe molto successo. Sì. Ah, non nacque come La sfida. Nacque come La sfida, però nell'ambiente cinematografico dove aveva avuto molto successo lo chiamavano il fronte dell'orto, perché siccome io ero definito un regista americano che aveva voglia di... Insomma, Kazan era uno che mi apprezzava, da Sen, eccetera. E a me piaceva quel modo di fare... il cinema civile, cose eccetera. Allora a un certo punto io facevo queste visite a Napoli e vedevo che c'era qualche cosa che, non dico mancasse a quello che avevamo scritto, ma c'era una dimensione in più che non bastava però rimandarla quando il regista realizza il film, ma che bisognava anche trasferirla proprio nella scrittura. Sulla pagina. E qui voglio aprire una parentesi utile, secondo me. Noi registi siamo quelli che a un certo punto finiamo col prevalere su tutti gli altri collaboratori. Ed è anche giusto, perché noi gli attori, i posti, le cose, eccetera. Insomma, il film, la cosa finale è nostra, ma il nucleo drammatico e poetico iniziale di un film appartiene alla scrittura. Appartiene alla scrittura. E quindi questo io l'ho sempre, devo dire, riconosciuto. Però io dissi a Suso, bisogna che vieni con me a Napoli. Ed è cominciata questa cosa che abbiamo fatto per tutti e tre i film, perché non ti dico poi in Germania, con Suso, con i Magliari, con Suso, e con la Sicilia di Salvatore Giuliano, hai capito? Perché io pretendevo che i miei collaboratori si rendessero conto, si impregnassero di quelle cose lì, eccetera. Ecco, questo è quello che io posso dire per ora del mio modo di lavorare con Suso, che è sempre... Sì. Io all'inizio ero messo in soggezione, devo dire. Mi mettevo in soggezione. Dopodiché... No, mi mettevo in soggezione per quel metodo... Il foglio, hai capito? Per forza. Ecco, poi invece ho superato la soggezione, siamo diventati molto amici, anche se a un certo punto quando ho fatto Le mani sulla città io avevo offerto a Suso di farmi, è stato a Suso che o per altri impegni o perché non la materia, poi sono andato a fare un film in Spagna, insomma ci siamo un po' persi di contatto, cosa che accade, come Suso ha scritto in questo bellissimo libro che vorrei che tutti leggessero, perché è bellissimo, è veramente bellissimo, e fa capire tante cose del nostro mestiere e della particolarità della vita che ne deriva. C'è una descrizione, ci sono alcune pagine che descrivono l'ultimo periodo della vita di Visconti che sono di una bellezza incredibile. Proprio sono scritte in maniera senza, perché poi Suso non abbonda di aggettivi, mai. Ha un modo di raggiungere il punto di quello che vuole dire in maniera diretta, ma in maniera che comunica un'emozione. Allora quelle pagine comunicano una grande emozione senza cedere a sentimentalismo o a patetismo. Io sono rimasto molto, molto amico di Suso, un grande ammiratore di Suso, le voglio molto bene, la ammiro moltissimo e la ringrazio per quello che mi ha dato all'inizio. Voglio raccontare un'altra cosettina breve e poi ti passo di nuovo la parola. La prima volta che ho visto Suso è stato alla Scalera Film, non esiste più. Io stavo facendo, era credo il 48, 47, non mi ricordo, per vivere, non solo io, allora facevo l'aiuto registi in teatro, cose eccetera, però per non ritornare a Napoli oppure chiedere a mio padre,
facevo delle comparsate al cinema. Anche in teatro? No, in teatro ho fatto una parte molto bella, quella del Pazzariello nel voto, non era una comparsata, quella era una parte. Da solo, tenevo da solo il palcoscenico, hai capito? E allora c'era un direttore di produzione che si chiamava Merkel, che sicuramente hai conosciuto, che era una bravissima persona, era comunista e aiutava tutti quelli di sinistra. Io non ero comunista, ero socialista, però lui mi aiutava e mi fece fare una comparsa in un film di Simonelli. Io dovevo portare un vassoio con un caffè e un bicchiere d'acqua a Simonelli. Porto il vassoio col caffè a Nino Taranto. A un certo punto Simonelli dice: bene, allora adesso abbiamo girato questo, ma la prossima tu fai il salto all'indietro. Io dico: chi mi avete dato? Guarda, insomma, io sono l'unica comparsa di cinema che ha avuto un doppio che gli ha fatto il salto il salto dopo, eccetera. Hai capito? Il salto mortale. E allora io vidi Suso, vidi, mentre facevo questa cosa, che stavo fuori nel cortile della scalera, vedo un gruppo che erano Suso, Amidei, Zavattini, De Sica. Per me era come essere arrivato in, così alla cima dell'Olimpo, non alla base, hai capito? Vedo questi qua, me lo ricordo come se fosse oggi. Mi ricordo Suso che c'aveva un tailleur grigio, una cosa, piantata in terra in maniera sicura, un po' mascolina, hai capito? Piantata così con le mani in tasca, con questi che stavano intorno e parlavano tutti, e chissà che si dicevano e di quale film avrei voluto io sentire, eccetera. Ragazzi, io ho finito, ho parlato tanto, poi parlerò dopo, però adesso fate parlare Monicelli, fate parlare Suso. Io e tutte queste cose non ho poco da dire, no? Io l'ho chiesto perché il mio rapporto con la Suso, vabbè, è di lavoro, ma poi è di amicizia, perché poi certo, abbiamo forse passato più tempo famiglie fuori dal lavoro che non durante il lavoro, no? Quindi la verità è che pesava su noi anche l'amicizia dei padri. Sì, fra l'altro c'erano dei padri, dei suoceri, sì, in giro, sì, si basava su quello, eravamo... Come? Lui si sentiva bene, io no. Io parlavo senza tener conto del microfono, hai capito? Perché sapevo benissimo che si sente lo stesso. No, ma voglio dire, noi, io però, mi ricordo... Mi ricordo, e non so poi se le sceneggiature, per questo te l'ho chiesto, però non ho saputo se era così. Io ricordo che le sceneggiature che si facevano dei film che io poi avrei fatto, quasi tutti poi, fra l'altro, di film che non, sceneggiature di film che non si facevano allora erano rare, perché poi alla fine si facevano tutti quelli, non è che... Dunque, erano delle cose che erano molto, era un lavoro che era molto, molto piacevole, molto divertente, per il fatto che si stava insieme con un gruppo di amici. In più si faceva anche un lavoro di sceneggiatura per un film, voglio dire. Ma il piacere la mattina di svegliarsi e di dire: vado a lavorare, vado a casa di Suso, quasi sempre a casa sua, perché si svolgevano quasi sempre a casa sua, perché poi fra l'altro era anche così, arrivava il tè, i pasticcini ogni volta, insomma le cose si svolgevano anche in maniera o il pomeriggio o la mattina, sempre c'erano delle cose, ma era una cosa piacevole, piacevolissima, era una cosa di grande allegria andare in questa casa, incontrare gli amici, lei e gli altri amici, perché poi c'erano qualche volta Scarpelli, Arce, qualche altra volta
Benvenuti, De Bernardi, insomma, e incontrare gli amici era poi, era in verità poi la stesura di questa sceneggiatura, di questo racconto, eccetera, era un fatto aggiuntivo, era un fatto secondario, tant'è vero che spesse volte non si faceva niente, si parlava soltanto di quello che era avvenuto, degli avvenimenti, di Bafogna, se vogliamo, di tutto, ed era una cosa veramente... Oh. E questa cosa che io ho sempre pensato che fosse poi tutto sommato una perdita di tempo, ma non lo era, non lo era assolutamente, perché in realtà non so chi ha detto, chi è stato quell'autore, quello scrittore, quel pensatore che ha detto va a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando. No, ma lui l'ha preso un americano, chi era? E poi l'avete detto tutti, allora tutti, vabbè, allora scegliamone uno, Conrad, ecco, noi non eravamo Conrad, ma insomma però ci divertivamo, lui forse non si divertiva perché lui se doveva guardare fuori dalla finestra, vabbè. Però voglio dire, questa cosa che poteva sembrare, l'ha detta anche Franco, inutile, dissipatrice, eccetera, in realtà poi era lavoro, noi non lo sapevamo e non lo credevamo, non so come dirti. Però faceva parte del lavoro, perché in realtà, come diceva, non dico perché, se no mi do delle, se no faccio quello che sa, che crea la mente soltanto ciò che le fa piacere. Ecco, e noi avevamo piacere a creare, a stare insieme, a inventare delle cose che ci divertivano. Anche perché ci venivano lì per lì, anche perché ci raccontavamo degli aneddoti, ci raccontavamo dei pettegolezzi, insomma era tutto un divertimento che poi si trasferiva evidentemente poi nel questo tracciato in cui effettivamente la Suso era quella che teneva le fila. Non mi ricordo con la macchina a scrivere, tu però scrivevi molto a mano, io mi ricordo che prendevi molti appunti a mano. Perlomeno con me li prendeva mano con lui con la macchina a scrivere. Perché questa distinzione? Interrotta dalla chitarra. Perché avevo la macchina, la piccola Olivetti che tenevo sulle ginocchia. Ma io detto la verità. Avevo fatto il corso di... Dattilografo? Sì. Vabbè, allora... No, scrivevo molto rapidamente, contrariamente... le lentezze solite, per cui questo facilitava un po' le cose, perché appena dette io cercavo di fermarle. Sì, però questo a un certo punto l'hai abbandonato, l'hai fatto a mano, non dico che non lo facessi con la penna. Sì, perché le macchine, non ho più avuto la macchina che è sempre quella. Sì. Ho visto così. Era diventata antica. Ah, non era veloce. Non è come quelle moderne. E io mi è sembrato brutto comprarne una. Una nuova, una moderna. Non era per avere. Tradire la vecchia, sì. Anch'io. Quindi non l'avrei mai cambiata. E quindi torniamo alla mano. Ecco, senta, volevo chiedere una cosa io. Adesso Franco Rosi diceva che quando la vede per la prima volta la vede appunto tra Zavattini, Amidei. Questo è vero, una cosa cui per esempio io non avevo mai pensato. Lei era l'unica donna in un mondo assolutamente di uomini. Cioè, i registi erano tutti maschi, sì. I sceneggiatori erano tutti maschi, i produttori. Solo gli attori ovviamente, c'erano solo le attrici. Che relazioni aveva poi? Ma nessuna, a me mi sembrava naturale. Quando mi hanno fatto osservare, ho detto perché le donne non fanno le sceneggiatrici? Perché non ci hanno pensato. Come in tutti i mestieri, devo dire, constatazione triste sul sesso femminile, che spesso è molto lento. Capire quello che va fatto.
arrivano tardi. Sì, ma lui voleva sapere però come ti trovavi. Ah, io mi trovavo in un mondo di uomini in realtà. Bene. E anche poi di invenzione. Non ci facevo caso, francamente. Mi sembrava naturale. Probabilmente anche quando me lo fecero osservare, ho detto, ma perché, come mai? Dio, stupide, non ci hanno pensato. È un mestiere era utile, bellissimo. Era utile avere un movimento femminile, era utilissimo. Sì. Perché poi Monicelli, mentre parlava, dice che non ha detto che poi uscivano dei fior di film da quelle chiacchieratine. Beh, vabbè, se siamo qui sarà anche per quello un po'. Se no. Ma non era per merito mio. Era un per merito di nessuno e di tutti, che vuol dire? Sì, di nessuno e di tutti. Poi trovarono comodo a un certo punto. Venne in mente a Castellani, mi pare, appunto, di chiedermi questo, perché si resero conto che tutte queste sceneggiature, film fatti da uomini, lì l'elemento femminile era spesso pallido, non giusto. È stato un ragionamento. Ah, tu dici che è stato un ragionamento, ma io... Sì. Ma quanto mi riguarda no, io mi sono... Sì, per Castellani sì, per esempio. Questa non, una donna lo farebbe mai. Vabbè, sì, questo è un'altra faccenda. Allora si accorsero, forse un elemento... Che arricchiva, insomma, sì. Tecnico. Mm-hmm. Sì, però voglio dire... La cosa era sempre basata appunto sui caratteri, psicologie, sulle reazioni. Nasce così, io non ho mai avuto l'ispirazione, di fare una cosa, voglio fare lo sceneggiatore. Sì, per Castellani sì, per esempio. Questa non, una donna lo farebbe mai. Vabbè, sì, questo è un'altra faccenda. Allora si accorsero, forse un elemento... Che arricchiva, insomma, sì. Tecnico. Mm-hmm. Sì, però voglio dire, la cosa era sempre basata appunto sui caratteri, psicologie, le reazioni. Nasce così, io non ho mai avuto l'ispirazione, di fare una cosa, voglio fare la sceneggiatura. Castellani. Il primo è stato Castellani, no? Ma poi non avrei mai pensato da Ma per esempio invece voi dove quando proporre. Vi siete incontrati? Ma non lo so. Non lo sappiamo più. No, veramente, non me lo ci ho pensato tante volte, ma è talmente lontana la cosa. No, anche perché avveniva non con incontri, avveniva naturalmente. Probabilmente c'era una cosa che la Suso aveva già iniziato, un suo soggetto, non lo so, che attraverso un produttore, sia esso Est, Cristaldi, eccetera, era pervenuto a me e allora io andavo da... Insomma, non lo so, le cose avvenivano anche... Neanche io ho mai saputo ricostruire. Mi è sembrato che l'abbiamo sempre fatto, è stato un semplificare la cosa. Guardando i cast, guardando anche i film, ci vede anche un po' dai film questo, si capisce che fino a un certo punto c'è un ambiente all'interno del quale appunto ci si trova e ci si scambia. Poi finisce. Ah, ma tu parli... Il cinema italiano. Poi gli incontri diventano più preordinati, cioè ci si incontra ma non è più per caso, cioè solo per lavoro, ecco. Ma questo può darsi, ognuno ha la sua esperienza, per quanto mi riguarda io ho incontrato per lavoro soltanto quelle 5-6 persone, mai non di più, quindi erano sempre le stesse tutto sommato, erano sempre le stesse. Io ho fatto 60 film e devo dire che ho lavorato con le stesse 5-6 persone, quindi non era preordinato ma era anche preordinato perché io mi trovavo bene con lei.
e con gli altri che si aggiungevano alla Suso, che poi erano anche amici della Suso, fra l'altro, non mica soltanto miei, con cui si trovava bene, con cui si rideva, benvenuti, era poi un piacere stare insieme per parlare di altro, per trovarsi la mattina, e poi veniva anche la sceneggiatura. Oh, poi ognuno ha le sue. Io facevo, cercavo e tentavo di fare dei film che fossero divertenti. La Suso li faceva di tutti i colori, come film intendo, cioè faceva dei film drammatici, faceva dei film con Franco, con Visconti, appunto con Castellani, con Rossellini hai fatto anche con De Sica, no. Con De Sica. Quindi io ho questa mia esperienza che lavoravo sempre con gli stessi, perché io con loro avevo un riscontro, e la Suso anche, che tutto mi tornava. Poi non so poi la Suso cosa facesse quando poi si incontrava a dover fare dei film in cui si drammatici, eccetera, dove si sbudellavano, piangevano, non lo so, questo sono, lo so. No, non succedeva niente di tutto ciò. Certo, mi è rimasta molto impressa la prima riunione di sceneggiatura con Visconti. Mi prese una paura. E qui come si fa? Perché Luchino era formalista in molte cose. Sì, vabbè. Per cui l'impianto di questo sceneggiatore, trovi il tavolo. Di che sceneggiatura parli intanto? Ed è una sceneggiatura che poi non si è fatta. Ah, perché non si è realizzata. Vabbè. Tutto, ti ricordi? Era quella che si doveva fare a Napoli, sì. Di quella che si era buttata giù da lì. Ecco, là lavoravo anch'io. Tutto il tavolo, tutto preparato, uno aveva il suo posto, le sue matite, penne, eccetera. Per cui rimanevi un po' cosa dobbiamo fare. Poi la cosa si scioglieva, ma le sceneggiature con Luchino non sono mai state normalissime come. No. Ma perché a un certo punto andava bene finché se ne parlava, poi si trovò il metodo, che era quello più semplice, poi appunto se parlava molto, poi era quello che scriveva. Le prime furono disorientanti, perché non si conosceva le regole. Come. Quello è il fatto, appunto. Però non le conosceva nemmeno lui, perché non è. No, che neanche lui. No, neanche. No, lui principalmente. Ma lui non le conosceva, ma poi ci metteva il carico delle regole, capito? Cioè, noi possiamo parlare di cose che non sappiamo, sì. Di come con leggerezza, sì. Sì, con leggerezza. Invece Luchino ha bisogno sempre dell'inquadratura giusta, forse ambientale, non te lo so dire, insomma, era più complicata la cosa inizialmente, poi diventò facilissima, perché quando ci siamo diventati molto amici, abbiamo fatto tanti lavori insieme, sì, una volta stabilito quello che sarebbe stato, ma in poche parole, lui non ha scritto più una parola e via. Io ricordo che il lavoro per Bellissima però già aveva trovato questa dimensione, sì. Che tu dici, perché era già molto più sciolto e... E poi a un certo punto gli si dava la sceneggiatura. Sì, ed era... Ma anche lui lavorava sempre più o meno con gli stessi, più o meno. Con te sempre. Sì. Beh, con sé, sempre con Suso. Suso sempre. Ma poi voglio dire, appunto, solo, sempre soltanto con te. Io poi non mi ricordo neanche... Con Medioli ha lavorato. Medioli che faceva... Era da allevare, insomma, voleva fare il mestiere, era molto giovane. Sì. Gli abbiamo insegnato, è stato il nostro
andare. Insomma, non è che avevamo gran compagnia. No, però ho avuto anche un altro paio di sceneggiatori. Ha fatto un paio di film. Prendemmo e avevamo un passaggio francese. Ecco, con francese, sì. Badalucco, ma Badalucco, sì. Non ho lavorato con loro in quel film. Sì. Però il sì. Lavoro per Bellissimi, io mi ricordo che era proprio molto esaltante dal punto sì. di vista della scrittura, della sceneggiatura, anche perché c'era contemporaneamente la ricerca degli attori, dei personaggi. Quello dirti, ecco, facevate insieme e spinti anche dal fatto che Luchino doveva mettere il naso in un ambiente che proprio sì. non conosceva. Io mi ricordo che gli proposi questa magnifica attrice napoletana, la vecchia Tecla Scarano. Ma lo sentite io perché? No, non sentite. Allora fatti sentire. Gli proposi questa Tecla Scarano per fare la maestra della bambina, no? Quella che dice Uco Coc, che sarebbe l'uovo, no? Uco Coc, questa Tecla Scarano. E lui, attraverso il contatto con gli attori, poi, mi ricordo che chiedeva a Suso, a me, di elaborare. Quando aveva trovato gli attori, perché per esempio il protagonista, quello che faceva il marito della Magnani, Spartaco Conversi, che era formidabile, questo era uno che lavorava ai mercati generali, al... Non era un attore? Al Mattatore, no, non era. Gastone Renzelli. No, no, né lui né quelli che stavano con lui. Beh, allora si usava molto. Moltissimo, certo. Non prendere attori. Guarda chi c'è. Vedi? Ciao Gillo. Aumentano gli anni qua, sì. Ma perché è giovane? Ma hai lavorato anche con Gillo tu? No. Cominciamo una volta. Se aveva lavorato con te, no. Adesso. Dovevamo fare una cosa che tu volevi. Abbiamo che fatto due o tre volte dei tentativi, sì. Poi non facevo io il film. No, ma un tentativo curioso, quando cominciò la storia della droga, che tu mi dicesti che dovevo fare un'esperienza, io dissi, guarda, lasciamo perdere. Ah, voleva che tu ti sperimentassi, ti ingoiassi qualche cosa. È una balla. No. Non era una droga, era l'LSD, che non è una droga. Ah sì. Accidenti, peggio dell'LSD, molto peggio. Ma che ne sai tu? Sì, lo so. Era lei. Lo so, pur non avendola usata. Non mi veniva la... Ho abbreviato perché non mi veniva l'LSD. E dico, ma questo è matto. Non ci penso proprio. Sì, Rosy, stava dicendo di questo attore che lavorava in mercati generali. Spartaco Conversi, che purtroppo non c'è più, ma era uno splendido, era prima di tutto un bellissimo uomo, poi era proprio come moralità, come era un uomo che valeva, ecco, era uno che... E quindi quando Visconti l'ha scelto, perché andavamo Zeffirelli, io in giro per Roma per cercare, mi ricordo che fu Zeffirelli che lo individuò, che lo trovò. Questo faceva l'Ossarolo. Roma c'è un posto meraviglioso che si chiama Monte Cocceo, il Monte dei Cocci, che è fatto di residui di anfore romane addirittura da allora. Vabbè. E sotto a questo Monte Cocceo c'era questa spelonca dove gli ossaroli buttavano queste ossa, c'erano dentro delle pantegane, delle zoccole così, una cosa terrorizzante. Questo lavorava dalla mattina alle 4, alle 5, a farlo,
Ma gli osseroli guadagnavano soldi. Sì, sì, raccoglieva le ossa, sì, se le raccoglieva le ossa e le portava, le vendeva, non si sa, certo, si sa che, a chi. Si sa che, ecco. Ma facevano soldi. Sì, sì, lo so. Infatti, osseroli poi, erano. Quando Spartaco finiva, che finivano verso mezzogiorno, cosa c'è? Doccia, questo, quell'altro, elegantissimo, eccetera, cosa. Ma era una persona e fece quel ruolo splendidamente, perché poi Luchino dirigeva gli attori da grande maestro, eccetera, ma il rapporto con la Magnani e questo Spartaco Conversi lo reggeva in maniera meravigliosa. Con le ossa. Con le ossa. Lo reggeva. La saggezza e le ossa. Era veramente. Ma era tutto. Quello è stato un film felice, molto felice. L'hanno capito dopo però, perché non è stato apprezzato subito quel film. Anzi, fecero delle critiche a Visconti veramente stupide. Le donne grasse che gridavano. Erano delle cose, erano delle intuizioni felicissime di Visconti. Io trovo che bellissima è veramente un grande. Ma ebbe un grande successo però, sì. Perché dici? No, beh, però. Ah, forse la critica, vabbè, ma il pubblico. Delle critiche, sì. Ah, vabbè, la critica. Sì, che si gridava troppo, la critica, che urlavano troppo. La critica è Toffetti, vabbè, insomma, vedi che lo teniamo in disparte. Tullio, no, com'era la critica, Tullio? Come fu la critica all'epoca? Come fu la critica? Non ho sentito niente adesso. No, no. Aveva qualche. Gridava. Ah, rispettosa? Gridavano, le donne erano tutte troppo grasse, sì. Sì, sì, però c'era una Magnani splendida, veramente formidabile. Se invece il tuo film più felice con Suso Cecchi d'Amico, qual è stato? Io mi sono divertito sempre, dunque vediamo un po'. Beh, forse I soliti ignoti, credo, no? Risate di gioia, sì, vedi, non me li so, io mi sono sempre divertito, perché erano sempre. Risate di gioia, però nasceva già, c'era già una precedente sceneggiatura. Di chi era? Non me lo ricordo. Sì, c'era una precedente sceneggiatura di Risate di gioia che poi fu rifatta, diciamo, così, un po' su di me, da Suso. Sai che non me lo ricordavo? Sì, sì, non mi ricordo di chi però. Io mi ricordo che ci fosse Diaobè. Tutto quello che abbiamo detto patetara. Quella che è più divertente è quella, poi quasi tutti, non vi so dire. Anche perché i compagni non l'ha fatto Suso? I compagni no. No, non lo so. Non te lo ricordi? No. Beh, perché i compagni. Bello. Sì, ma no. Mi hanno chiesto quello più divertente qui. Sì, quindi. Beh, basta, sì, i soliti ignoti. Appunto, quello dicevo. Cosa vuoi dire di più? Io chiamerei ancora qui Francesco Bruni. E dove? Spunta Francesco Bruni. Spunta Francesco Bruni. Come mai? Lascio il mio posto, io. Lascio il mio posto. Ciao. Ciao. Io lo conosco. Sì. No. Io sicuramente conosco lui. Sì. Io sono stato. Sono arrivato a Roma nell'88 come allievo del centro sperimentale, fra l'altro selezionato da Suso e da Furio Scarpelli. Dopodiché, dopo poche settimane, fui scelto. Mandato come tirocinante che anno, a 88 a casa di Suso, che mi aveva scelto per fare del tirocinio a casa sua. Voi potete immaginare con quale tremore nelle gambe io mi sia avvicinato a quel santuario che era casa sua. Nella mia immaginazione quella era proprio una sorta di no, sei tu che hai scelto un. Sì, lei era mi ha scelto, deciso che ognuno sceneggiatore prendesse, e trovo era una buona idea, prendesse da seguire, sì. Il lavoro di una sceneggiatura. Io scelsi lui. Ah, ecco. Sì, loro ci coinvolgevano, ci facevano parte di quello che stavano facendo in quel momento, noi assistevamo alle loro giornate di lavoro e
ci chiedevano in parte anche di collaborare, poi appunto vi dirò... Non perché lo conoscessi, non lo conoscevo, lo conoscevo. Sì, secondo me forse solo sulla base del fatto che ero toscano. Sapere in base a che l'hai scelto. Toscano. Toscano. Interessava in base a che l'hai scelto. Simpatico. Poi... insomma, però questo timore, questa soggezione mostruosa che mi aveva attanagliato si è dissolta, devo dire, nel giro di 5 minuti, perché quello che mi ha stupito sempre di Suso è che lei ha un modo assolutamente rilassato e naturale di stare con gli altri, dove non c'è nessunissima né superbia né presunzione. E questa cosa quindi mi ha fatto sì che io dopo 5 minuti io lì mi sentivo di casa, infatti poi ci tornavo anche per via dei vettovagliamenti che tu citavi prima, all'epoca mi facevano molto comodo, e quindi mi sono sentito subito al mio agio, e lì ho capito che la sua qualità principale è proprio quella che è secondo me la prima qualità di uno sceneggiatore, è quella di mettere a proprio agio le persone che si hanno d'intorno, essere una persona che si ha piacere di vedere. Di frequentare, che ti spinge ad aprirti, quindi secondo me è una natura fortemente altruista che fa sì che lei sia capace di interpretare lo spirito di registi diversissimi fra di loro, con lavori, con toni totalmente opposti, si va dal comico al tragico, al film in costume, al film contemporaneo. E questa per me è stata una lezione fortissima, perché io tendo ad interpretare, ovviamente nel mio piccolo, il mestiere in questa stessa maniera. Cioè, più che essere io un portatore di poetica, uno che cerca di imporre un suo punto di vista, quello di assecondare lo spirito di persone di cui ovviamente però devo riconoscere l'autorevolezza e la capacità. Ma poi il paradosso più grande, secondo me, di Suso è che in tutto questo, cioè in questo suo essere, se vogliamo, Zelig, lei è l'icona vivente della figura dello sceneggiatore. Se tu chiedi a 100 persone di farti il nome di uno sceneggiatore, 99 ti diranno che non sanno nemmeno di cosa si tratta, e quell'uno però dirà Suso. Perché forse anche Furio e Age probabilmente. Questa sua riconoscibilità, cioè, è paradossalmente, è proprio il risultato del fatto di essersi annullata e diciamo nascosta dietro delle personalità fortissime. Niente, per cui insomma io sono felice di essere qua. Di poterle ancora una volta testimoniare tutta la gratitudine per questo segreto che è fondamentale secondo me nel mestiere di sceneggiatore, cioè quello di capire che per far bene questo lavoro bisogna essere altruisti, insomma bisogna essere portati a tirare la volata poi agli altri. Ti vedevo in lotta. Grazie. Siamo detti tutto. Sì, ma non so poi che si può dire. Io ho detto una cosa inesatta, però se mi dai quella. Ho detto una cosa inesatta dicendo che non abbiamo mai lavorato. Abbiamo lavorato sempre, ma non completamente. Nel senso che io ti venivo a rompere le scatole quando c'era una sceneggiatura fatta. Mi dici cosa bisogna cambiare qui. E tu mi facevi alle volte delle cose scritte, delle note scritte. Accidenti, allora come? Stai buono, note di tre parole, di cose. Però no, era molto utile, io li appunto vedevo a rompere. Certo che era utile. Perciò sto dicendo. Però non abbiamo fatto un film insieme. Hai rubato esatto. Hai fraudato, vabbè. Sì. Meno male che l'hai... Te l'hai riconosciuto, te sei ricordato. Perché tu possa dirlo più forte, ti do il micro. No, posso dire più forte che il mestiere dello sceneggiatore è anche quello di rubare, dappertutto. Ricordare, rubare da romanzi, da grandi autori, da altri sceneggiatori, da film che ha visti, da racconti sentiti da per strada, da racconti fatti, io non so. È un continuo ricordarsi che... Scusa, è la prima raccomandazione che faccio quando venivano, perché adesso
tutti sanno già tutto prima. Venivano a chiederti cosa consigliavi per imparare a fare la sceneggiatura, come cominciare. E io dicevo, leggi. Ma io leggo, no. Leggi per copiare. Sì. Ma poi vorrei dire che anche, siccome questa cosa la sento dire spesso anche da Furio, anche da altri, no? Questa cosa che hai detto tu, Mario, ci si vedeva, si chiacchierava del più del meno e poi alla fine miracolosamente le sceneggiature venivano fuori. Ma io sono convinto che le sceneggiature venivano fuori perché Suso prendeva degli appunti. Beh, certo, ma miracolosamente per modo di dire, no, perché poi miracolosamente... Nel senso che lei ha sempre avuto questa... Era anche miracolosamente, anche perché poi la cosa era, ci divertiva, ci faceva piacere. Mentre invece uno pensa come un lavoro, che si mettono in due o tre lì a pensare come si fa, come... non era così. Perciò dico miracolosamente, non c'era questi tre cervelli che si mettevano lì in silenzio a pensare. Le cose era un continuo chiacchiericcio, non è che se piombavano dei silenzi mortali per sapere come si poter andare avanti, non veniva mai sta cosa. Perché si parlava d'altro e buonanotte. A proposito di questo, io mi sono sempre chiesto e mi chiedo, nel cinema americano, nel cinema anglosassone in genere, c'è quasi sempre uno sceneggiatore unico. Mentre secondo me la comunicazione tra sceneggiatori o la comunicazione con il regista, quando, anche quando il regista non la richieda, ma è raro che un regista non sia anche sceneggiatore, diciamo, è utilissima. Io mi ricordo, io ho finito con non fare un film in America con De Laurentiis, eccetera, perché a un certo punto arriva questo sceneggiatore, parliamo e poi lui dice: io domani parto, vado in Colorado nel mio ranch e scrivo la sceneggiatura. Dico a Dino: che fa questo? Dove va? Perché io va nel Colorado a scrivere la sceneggiatura, e io che faccio? Aspetto che lui ha scritto la sceneggiatura. E allora gli feci il gesto che lui lo fece impazzire, perché io dissi: che fai? Vai in Colorado e dico: dobbiamo parlare, io devo fare il film, devo parlare con te, faccio lo sceneggiatore anch'io. No, io devo scrivere da solo. Infatti scrisse da solo, me la mandò e io dissi a Dino: io non la faccio, perché non è proprio assolutamente quello che doveva essere. Ecco, allora mi sono chiesto spessissimo, e me lo continuo a chiedere, perché quando si tratta di Harold Pinter, che uno sa che è un autore, cioè, oppure Benect lavorava solo? No. Erano due, era una coppia. Ecco, non solo, non lavorava solo, non solo, ma come poi... Orange e Boss, sì, che lavoravano insieme. Orange, sì, e Boss, sì, lavoravano non insieme. Solo, ma la legge base è che hai il nome d'autore della sceneggiatura, sì, il primo. Ah, ecco, ho capito. Questo è negli Stati Uniti? Sì. Sì, anche se ci sono quattro sceneggiatori, adesso non quello lo so, ha diritto negli Stati Uniti a apparire da quando solo, mi sono trovato certi nomi. Kazan lo stesso. Quando sei un'autorità in materia è diverso. Parlo della regola. No, ma perché vedo certe volte grandissimi registi che non firmano la sceneggiatura, ma sono grandissimi registi che tu li riconosci, vedi che il film è fatto da una grandissima personalità, però non ha firmato la sceneggiatura. Si vede che lo sceneggiatore... ma non credo che... forse è quello che hai detto tu, lo sceneggiatore ha il diritto di apparire da solo. Sì. Ma pare che Ridley Scott non lavora con lo sceneggiatore. Gli americani hanno tutto
predisposto, sì, insomma, una questione di leggi sindacali. Bene, comunque la figura del regista è molto più tecnica in un mondo industriale, insomma, nel senso che spesso sì, veramente fino, gli arrivano i copioni un mese prima delle riprese. Ma fino a un certo punto, io conosco molto bene Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, tecnica sì, come siamo anche tecnici noi, perché noi siamo dei tecnici, perché da regista siamo dei tecnici. Non siamo Puzo, ti dico, proprio di cosa di Coppola. Però voglio dire, avventura gente con Puzo. Che lavorano sulle sceneggiature, che non ammetterebbero mai di fare il film scritto solamente da un altro, che va in colorato. A vedere, dipende, io ho fatto 62, 63 o 4 film, non lo so. Però di due film sì. Non ho voluto fare... partecipare. Uno è Caro Michele, che era cosa della Gisburg. Sì. E allora ho detto a Suso e a Tonino Guerra, sì, che se, non so se lo conoscete, personaggio abbastanza pittoresco, eccetera. Non ho voluto fare la sceneggiatura per non dare a quel libro e quindi alla sceneggiatura, che sapevo che lei e Tonino, ma soprattutto la Suso, avrebbero capito e rispettato il libro. Se intervenivo io, avrebbe preso forse una piega che non era proprio quella Hai, non hai modificato nulla? Non sei intervenuto in nulla? No, vedo la letta o qualche cosa, ma insomma, però non ho mai partecipato. L'altro film qual era? E l'altro è quello di Codi, Berto, come si chiama? Ah, Caro Michele. Per la stessa ragione. Per la stessa ragione. Ma tu l'hai fatto dopo che Berto è morto o prima? Dopo. Dopo l'hai fatto. Per la stessa ragione. La sensazione è che molti registi contemporanei si sentano sminuiti a non essere autori del copione. Cioè, forse questo fa parte di una visione, non sto parlando di lei. Io credo che sia una derivazione. Che anzi, viceversa, è uno che mi sembra che abbia la tendenza a autosminuirsi da solo come caratteristica psicologica. Gli altri sceneggiatori. Però, no, è come dire che... questa è una derivazione. Forse perché partivano da un libro, forse, chissà. Che il cinema italiano, nel dopoguerra il cinema italiano ha operato una tale rivoluzione nel modo di fare il cinema nel mondo che sono cambiate anche certe abitudini. Sono rimaste quelle, come diceva Suso, del produttore dei film americani che a un certo punto, cosa che veniva imitata da alcuni produttori nostri, che all'insaputa degli sceneggiatori passavano le sceneggiature, sì. Però il modo di fare il cinema anche in America è cambiato proprio dopo questa rivoluzione che c'è stata nel cinema italiano, perché Dassin, questa gente qui, Dmitrich, è tutta gente che ha assorbito la lezione del cinema, il cinema civile americano degli anni 50. Vabbè, ma tutti gli italoamericani allora, tutti gli italoamericani. Ah sì, vabbè, ma quelli sono più recenti, tutti, sì. Vabbè, Scorsese, recenti, vengono dopo la guerra. Coppola, non è che sia, sì, poi. Non solo, ma... Dovevano prima vedere con il cinema italiano, ci hanno impiegato 5, 6, 7 anni, ma poi dopo... Infatti sì. È successo anche per i titoli di testa, perché siamo noi che abbiamo cominciato, siamo noi italiani che abbiamo cominciato un film di per gli americani invece c'era sempre directed by, sì. Adesso invece anche loro e film by, sì. Sì. Più c'è regia, io non lo voglio bene, no. Il film by, figlio di Dio, regia di, no, dicevo adesso i registi compaiono anche 3-4 volte nei titoli. No, i registi compaiono nei film americani 3-4 volte perché fanno i produttori, fortunatamente per loro fanno i produttori dei loro film e allora compaiono 3-4 volte. Però c'è un modo che è diverso di lavorare. Io ho lavorato, mi sono trovato a lavorare, dovevo fare un film da un romanzo di Burns, The Gallery, e allora ho lavorato con Gianni, io lavoravo con Amidei,
Sergio Amidei, che è stato uno che assieme a Suso ho avuto il privilegio di avere come maestro, diciamo, di sceneggiatura. Ma il modo di lavorare degli americani è completamente diverso. Completamente diverso. Beh, vabbè, si vede anche, sono film diversi. Non voglio raccontare la scenetta la racconto Amidei. A un certo punto c'era Paul Giadico, perché io volevo fare la sceneggiatura con Wilson, che era il grandissimo sceneggiatore del Ponte sul fiume Kwai. Sì. Allora andai a Parigi, incontrai Wilson, che era blacklist, no? E Wilson mi disse: non lo posso fare, lo farei volentieri con te perché c'ho sto film da fare, però ti do il mio cognato, che è Paul Giadico, che era un blacklist anche lui ed era un bravo sceneggiatore. Cominciamo a fare, io a Amidei avevamo fatto questo trattamento, poi il film purtroppo non si è fatto perché allora, io sto parlando degli anni 50, prima, sentire, guarda. Parla a tutti però, non solo a me. Che devo fare? Parla a tutti, ma... parlo a tutti, ma io speravo che tutti sentissero. E allora, no, perché la cosa ha preso la piega proprio della conversazione tra di noi, hai capito? E vabbè, ma l'avete avviata, è stata avviata così, non so come dire. E allora a un certo punto ci fu una questione sul... c'erano due agenti di attori e di registi che erano molto in gamba, che si chiamavano Kaufman and Lerner. Allora in questa... stavano a Parigi. Che è successo? No, stavano qua. No, stavano qua. Per lo meno sicuramente Kaufman. Vabbè, insomma, comunque lì ci fu la questione che Kaufman e Lerner cominciarono a criticare il modo in cui noi vedevamo un personaggio di negro. Allora si diceva negro, non si diceva ancora nero. Il negro era quello di paisà, allora, che era proprio il massimo che c'è stato. A un certo punto esce fuori Kaufman o Lerner e dice: ma sapete, ma i neri americani sono laureati, c'hanno... E che ci importa? Saranno laureati, ma a noi ci interessa un nero che è un soldatone, che a un certo punto ritrova nei vicoli napoletani la famiglia che ha abbandonato, che è rimasta in America. Insomma, su questo è nata una discussione per cui Amidei si è incazzato. Stavamo a casa di Amidei a Piazza di Spagna, si è incazzato Amidei, ci ha lasciato in casa sua come faceva Amidei, ha dato un pugno su un muro e via. Perché lavorare con Amidei era... Era divertente però. Era divertente, ma era anche... insomma, era anche pericoloso, apprendevi cose, però io ho fatto... No, perché si peccava di essere cuoco, di far da mangiare. Sì. Siccome aveva pochi quattrini, era anche avaro, continuava a rifare, ricucinava spesso roba vecchia. Sì, qualche volta si stava anche male. Però era divertente lavorare. Perché vedi, tutti avevano le manie, le cose, eccetera. E io arrivavo da Suso e Suso con la chitarra e poi col petit point pigliava il suo tempo. Quando io arrivavo la mattina alle 9 a Piazza di Spagna per lavorare con Amidei, la prima cosa che Amidei faceva, che però era roba proprio didattica, importantissima, mi diceva... Allora ci davamo il lei, poi siamo passati al tu. Siccome lui bazzicava il teatro, io allora facevo teatro, mi interessavo molto di teatro. Hai fatto anche la comparsa. Ho fatto anche la comparsa, ma in teatro ho fatto una grande parte. Ho capito. Ho fatto una regia adesso, Napoli Milionario. Sono ritornato ai vecchi amori. E allora a un certo punto lui cominciava col dirmi: mi racconti in 10 parole il film che ha visto ieri sera. E io cominciavo a raccontare. A
non sono 10 parole. Vabbè, ma non ho capito io, 10 parole. 10 parole! E gli dovevo raccontare in 10 parole il film che avevo visto la sera prima. Dopodiché mi portava di là, si faceva il caffè. E cominciava a parlare, e quella era un'introduzione meravigliosa alla giornata di lavoro. Cominciava a parlare, ecco, avevo un paio di scarpe che mi faceva vedere, non erano sempre le stesse, perché lui era un po' maniaco delle scarpe, come lo sono anch'io purtroppo da napoletano, no purtroppo, fortunatamente, perché mi piace. Allora mi facevo una lezione su che cos'è di poetico, importante, il processo attraverso il quale passa un artigiano che riesce a fare un paio di scarpe. Ma aveva ragione Amidei. E allora si parlava, si fa parte di quello. Poi arrivava il dattilografo. Te lo ricordi il dattilografo? Che meraviglia. Sono cose. Era molto umiliato da Amidei, sempre maltrattato. Ma per finta. Sì, no, però, perché Amidei queste cose le faceva per finta. Sì. È vero. Però c'era questa cosa. No, invece quando litigava sul serio, per esempio litigava con la Magnani, litigavano sul serio, hai capito? Queste erano finte invece, erano finte. Però è un mondo che noi abbiamo, perlomeno io che qualche mese meno di voi, è un mondo nel quale io sono entrato sentendone il privilegio. Ma tu sei entrato con un gruppo, eh? In fondo con la Capria, no? Vabbè, ma stavamo a Napoli, da lì siamo venuti. Ma quelli facevano gli scrittori, io volevo fare il cinematografo, Ghirelli faceva il giornalista. Ma quello a Napoli, quando c'era Giannini alla radio, a Napoli, Giannini era... Leoni al sole, tu ci hai partecipato, no? Niente. Dove? Leoni al sole, quello di... No, non ho partecipato. No, io già facevo il regista per conto mio. Allora. Sì, no, ma dove sei? Io ho cominciato nel 58. Se avevi partecipato così in qualche maniera. No, non ho partecipato. No, io ho fatto. Caprioli non faceva parte di quel gruppo lì. No, lo conoscevamo, ma non era quel gruppo lì. Il gruppo lì era un gruppo che eravamo tutti insieme perché abbiamo frequentato lo stesso ginnasio liceo, il liceo Umberto I, che era frequentato nelle stesse classi anche da Giorgio Napolitano e da Francesco Compagna, era tutto un gruppo. Poi siamo venuti a Roma e ognuno ha preso la sua strada, però volevo dire, io sento molto la gratitudine che rivolgo naturalmente a tutti questi grandi personaggi che ho avuto il bene di incontrare, Suso, Amidei, Peppino Amato. Peppino Amato era un personaggio gigantesco, grandioso, che aveva la carta da lettere di Peppino Amato, della società di Peppino Amato, aveva una lista di film fatti da lui. Non ce n'è uno che non fosse stato un grande successo. Ma Peppino Amato era, io ero amico di Peppino Amato, ed era un personaggio veramente incredibile, incredibile. Ecco, aver conosciuto e aver frequentato, essere stato allievo, diciamo, ecco, di questi personaggi, è un privilegio di non poco conto. Per cui, cara Suso, noi ti siamo grati, io ti sono grato. Non sono io. Abbiamo avuto fortuna. Fortuna, ce la siamo anche conquistata la fortuna, perché l'abbiamo. No, ma abbiamo avuto la fortuna di incontrare tanta gente.
Luchino, avere la fortuna di aver incontrato un personaggio come Luchino. Ma Amidei, Amidei era Flaiano, Flaiano, bravo, Flaiano. Ma scherzi. Flaiano. C'erano molti che circolavano, di la verità, era facile incontrare. Sì, volete dire che siamo delle scartine adesso? Sì. Ma stai poi. È molto grave che sia finita la vita di Caffè. Uno non si rende conto di che conseguenze ha avuto. Il fatto che a fine mattina o a fine pomeriggio tu passavi per prima da Aragno e poi via Veneto è stato fondamentale. Cominciare a andare, fermavi, chiacchiere, poi si andava a cena insieme, non si andava a cena insieme. Poi c'era quella libreria da qui, a Rosetti. Ma Rosati a via Veneto la sera anche. Sì, anche. Vabbè, la sera. Ma quella vita lì è finita. È finita, è finita. E ne siamo tutti responsabili un po', ma sai, cambiate troppe cose. Ma guarda che la Roma era molto più piccola. Era piccola, e questo voglio dire, il traffico, uno dice, mondo era più piccolo. Che faccio, vado fino a là, non trovo il tassino. Roma non vado. Abitanti, ma non è solo quello, non c'è proprio la vita di Caffè. Sì, ma anche per questo, secondo me. Creava un hummus importantissimo. In provincia. Era bellissimo, in provincia. Perché sapevi, andare a vivere in c'era provincia. Delle ore in cui passando in quei due posti qualcuno trovava. Sì, sì. Qualcuno trovava. Se avevi voglia, ti sentivi solo, non sapevi risolvere il lavoro che stavi facendo, lì andavi. Sì, ma trovare qualcuno con il quale avevi qualcosa in comune. Sì, non sì, ma anche se poi non ce l'avevi tanto. Sì, sì. Io però a questo punto... potevi raccontare. A questo punto io però voglio riprendere un discorso che è un po' un mio pallino, che io ripropongo continuamente, senza esito naturalmente. Allora, la televisione pubblica, non voglio dire le televisioni, ma... La televisione pubblica dovrebbe avere la funzione di continuamente far vedere, perché i ragazzi, io sono stato nelle scuole, i ragazzi non sanno chi era Rossellini, non sanno chi era De Sica, non parliamo di Zampa, Germi, Comencini, Bolognini, non ne parliamo. Ora, neanche i genitori, e neanche i genitori, hai ragione. Allora dico, come facciamo? Qual è il modo di poter arrivare a ottenere una cosa che dovrebbe essere, direi, proprio un obbligo, un dovere culturale del coso pubblico? Devono far vedere i film, perché è la storia d'Italia, i nostri film. Sono la storia, non c'è nessun cinema nel mondo che sia stato rappresentativo per, diciamo, 30 anni, 40, della storia del proprio paese. Le mani sulla città. No, lasci stare, adesso non facciamo cose personali, la ringrazio molto, ma stavamo parlando dei compagni, parlavamo dei film che tutti i film anche quelli minori, che sono nati ma anche adesso ci sono i film che rappresentano l'Italia come dice? Non so chi parla. Ho detto Mattoli per dire una persona che non si ricorda mai. Ah, tutti Mattoli, tutti quelli che ma tutti dico bisognerebbe, perché è un patrimonio culturale del paese, è il patrimonio culturale del paese, perché quando la gente riflette, se noi facciamo in modo che la gente rifletta sul fatto che il signor Pietro Germi è stato il primo con il cinema a mettere i siciliani di fronte ai loro difetti in uno specchio, il primo, oltre l'aveva fatto Brancati con la letteratura, ma il cinema ha un tale potere di comunicazione popolare che ecco che noi per la prima volta con Germi ci siamo resi conto di cose
e i siciliani si sono resi conto di che. Ora, questa roba qui deve essere vista, ma non alle 4 del mattino, perché uno deve fare la guardia notturna per vedere quei film, o l'infermiere. Io l'ho chiesto tante di quelle volte, sono arrivato a proporre anche in una riunione dell'Oscar europeo, ho proposto la nascita di un satellite culturale europeo, perché sennò st'unione culturale europea dov'è? Un satellite culturale europea che riesca a trasmettere appunto il cinema europeo, quello dal dopoguerra ad ora, perché ci sono fior di film cecoslovacchi, francesi, tedeschi, jugoslavi, di cui c'è bisogno di circolazione, perché i ragazzi le devono sapere queste cose, perché conoscendo, vedendo quei film si arricchiscono. Ma non c'è niente da fare, c'è un silenzio e una sordità che trova anche... È la legge del mercato, si chiama legge del mercato. È quella che non mi piace a me. Vedi, lo so. Che vuoi fare? Comunque, se posso dare una parola di speranza, alla Scuola Nazionale di Cinema li vedono i film italiani. Ma caro, ma vedi... Ma... No, almeno quello... No, tu sei li amano anche troppo molto, intelligente in gamba per dirmi una cosa del genere. È come quando dice, però alla Sala Trevi facciamo le retrospettive. Ma quanta gente entra nella Sala Trevi? 120 persone? 97. E quante volte li fanno vedere i film? I film li devono vedere 500 persone a volta. E poi alla televisione che li vedono 6 milioni, 5 milioni, 4 milioni. I film americani li vedono. Adesso c'è una marea di brutti film americani, neanche di bei film americani. E poi io voglio anche trascurare per un momento, cosa che non ho mai trascurato per la verità, perché non l'ho mai voluta fare, voglio trascurare il problema delle interruzioni pubblicitarie. Ma non andrebbe trascurato, perché dico, Antenne in Francia la televisione la mette prima del film e alla fine del film. Qui ormai sono pezzi di film che a un certo punto interrompano la pubblicità. Non è la pubblicità che interrompe il film. E non c'è niente da fare, ma questo dovrebbe proprio partire dalle nostre associazioni, dall'ANAC, da tutte le associazioni. Fai una sceneggiatura su questo tema. Sono troppo vecchio, Monicelli, per occuparmi di questi problemi. Allora lo farà Suso. Ecco, facciamolo fare a Suso. Comunque io ho ricevuto il testimone di moderatore da Toffetti che è scappato. Allora? E mi ha detto se devo decidere io quando è finito questo dibattito. Poi volevo sapere anche se c'erano interventi da parte del pubblico, adesso faccio il moderatore, volevo sapere se appunto c'erano anche curiosità, domande, visto che abbiamo questo parterre così pregiato. Vedo Arbasino là in fondo, guardalo lì. Ciao. Ah, bravo, ecco. Vedi. Grazie Alberto. È una riunione di famiglia questa. La signora stava chiedendo una cosa. No, ma forse. La signora Suso, cosa pensa del cinema di oggi? Quali sono i film? Quali sono i film che lei microfono. Segue? Cosa pensa del cinema di oggi e quali sono i film che lei segue e apprezza? Ma è una domanda che mi trovo impreparata. Una domanda non da compleanno. Ma... Non da compleanno, non da compleanno. Perché? Ma vede, non è facile rispondere a questa domanda. Perché il cinema, lei parla del cinema di oggi nel mondo o del cinema in Italia? Nel mondo in generale. Nel mondo in generale. Il cinema è specchio dei tempi e quindi tutto quello che noi oggi soffriamo a stare al mondo
lo soffriamo vedendo i vari film. Ci sono quelli bellissimi che riescono a illuminarci, che riescono a dirci qualcosa, e ne abbiamo visti di film che riescono, e ci sono quelli invece che seguono una tendenza, diciamo, più andante, più accomodante, più, non voglio dire commerciale, perché tutti i film dovrebbero essere commerciali, perché sennò è un prodotto, certo. Quindi non è facile rispondere, perché il cinema è fatto di tendenze. Quando Suso diceva appunto dei film che hanno raccontato l'Italia, è che nel dopoguerra in Italia c'era la gente, voleva che si raccontasse l'Italia. Anche se poi non è che tutti i film che facessero dei successi economici enormi, perché non li capivano neanche. Però noi abbiamo avuto una stagione in cui gli autori dei film e i registi che si servivano di questi collaboratori avevano non solo la voglia, ma l'ambizione. È un prodotto, certo. Quindi non è facile rispondere, perché il cinema è fatto di tendenze. Quando Suso diceva appunto dei film che hanno raccontato l'Italia, è che nel dopoguerra in Italia c'era la gente, voleva che si raccontasse l'Italia. Anche se poi non è che tutti i film che facessero dei successi economici enormi, perché non li capivano neanche. Però noi abbiamo avuto una stagione in cui gli autori dei film e i registi che si servivano di questi collaboratori avevano non solo la voglia, ma l'ambizione di entrare nelle case italiane, di raccontare quello che succedeva negli italiani, cosa sta succedendo in questo paese, come facciamo a ricostruire materialmente e moralmente. Oggi questo certo non è questa la tendenza, su questo le posso rispondere. La tendenza non è questa, però non si può neanche dire che oggi il cinema italiano non stia raccontando la realtà italiana, perché la racconta, ma è che la realtà italiana è diversa da quella di 50 anni fa. Ecco, questo è il mio modo di vedere le cose. Chiudiamo. Sì, questo vuol chiudere anche perché finché si scherza va bene. Sì. Puoi fare un se no devi dire qualcosa al signore. Sì. Che fai? Le auconi? Sì, no, moderare troppo. Assolutamente. Modera troppo. Opponitore, sei opponitore, no, non sei più un moderatore. Dico due parole in chiusura, come padrone di casa, come direttore del centro sperimentale. Chiaramente ringrazio tutti i convenuti che hanno fatto sì che questo nostro omaggio a Suso, assieme a questi altri compagni, è stata veramente una riunione tra amici con tante persone che sono state, ho visto, hanno seguito numerose e con molta attenzione. Ringraziamo tutti ovviamente, ringraziamo voi per essere stati con noi. Volevo anche dare un ringraziamento particolare alla dottoressa Angela Prudenzi e alla dottoressa Simona Pera, che hanno curato questa rassegna sui film di Suso. Come è stato detto nella locandina, sono stati privilegiati un pochettino anche quelli meno visti rispetto, diciamo, a quelli molto famosi che tutti ben conoscono. La rassegna sta andando veramente molto bene, ma non poteva essere diversamente. Quindi, anzi, vogliamo anche completare questo omaggio con un piccolo omaggio floreale alla signora Suso. Grazie. È anche belli. Belli. Anche ci fa belli. Piacere che sono sentiti bene.
mi fa piacere che siano graditi. Ecco, per tutti i convenuti, tra 10 minuti, salendo al bar, nella libreria Laris Bar sopra, c'è un piccolo rinfresco proprio per festeggiare in maniera compiuta questo bel pomeriggio, di cui veramente ringrazio proprio tutti quanti, ma in particolare Suso e voi. Corpo lo ringrazio. Tutti, ci mancherebbe. Ma cosa c'è, un bar sopra la libreria? Sì, adesso qui andiamo insieme, c'è una libreria.